Nel video di quest'oggi, oh mamma come sono tutto luminoso, nel video di quest'oggi ragazzi, in questa nuova pillola di GoPro, vi voglio parlare di uno zaino particolare, ossia il Weekender di GoPro. Ciao, sono Max Salvato. Dal 2017 mi piace accompagnarvi nella scelta delle migliori action cam con tutorial, test sul campo e curiosità. Sono già tantissimi ad apprezzare i miei contenuti. Benvenuto o benvenuta anche tu. Ah, quasi dimenticavo. Sono un italiano ad Abu Dhabi e ho un amore incondizionato per le tavole. Su strada, su acqua o su neve, non importa. Ci vediamo nel canale. Buona visione. Ho comprato questo Weekender subito dopo il mio viaggio in Sri Lanka, quindi ormai sono parecchi mesi che lo sto utilizzando. E l'ho preso perché se l'avessi avuto prima probabilmente sarei andato in Sri Lanka solamente con questo qui anziché con il bagaglio a mano. Oggi vi voglio appunto mostrare tutti quanti gli scompartimenti e parlarvi dei pro e dei contro dopo l'utilizzo sia in spiaggia che fuori dalla spiaggia per andare in giro. Trovo che sia comunque, spoiler, uno zaino veramente figo. Il GoPro Weekender è uno zaino che veramente mi fa impazzire per diversi motivi. Il primo motivo, quello principale, è che questo zaino è veramente capiente. È infatti possibile riporre dentro a questo zaino tutto il necessario per un viaggio di un weekend, appunto, è un weekender, quindi va benissimo per portarsi dietro le robe per il weekend. Ha innanzitutto una tasca all'interno. Sul lato superiore invece troviamo due retine in cui possiamo andare ad inserire vari gadget, magari mutande o cavi, caricabatterie, eccetera. Tutto qua dentro, ottima questa cosa. Se andiamo a farci un bel weekend al mare o in piscina e ci ritroviamo con l'asciugamano bagnato o il costume bagnato, sotto allo zaino troviamo una ulteriore tasca che in realtà va ad occupare la tasca principale di questo zaino e che è non impermeabile, lo devo ammettere, non è impermeabile, ma resiste. Se tenete dentro qualcosa di un po' umido per troppo tempo, allora rischiate di bagnare tutto quanto lo zaino all'interno, ma se non tenete dentro magari il costume tutta la notte, ma quando tornate a casa dalla piscina e lo tirate fuori, allora è perfetto perché resta asciutto all'esterno e bagnato all'interno. Questo qui è un forellino in cui se si accumula dell'acqua può uscire da qua. È ottimo perché comunque mantiene anche la possibilità di respirare all'interno della tasca. Piccola nota negativa su questo gancetto che in teoria dovrebbe essere attaccato sotto alla tasca dei panni umidi, che però si è staccato, si è rotto. Andiamo a vedere all'esterno. Le cerniere scorrono bene, ma secondo me dopo un annetto rischia di rovinarsi o di smettere di funzionare. Non so, c'ho questo feeling, visto che gli accessori GoPro in genere non sono molto amanti delle cerniere. Sull'esterno abbiamo una tasca in cui possiamo riporre fogli o roba sottile da mettere dentro. Sul lato, sui due lati, troviamo dei portaborracce. Io qui ci ho messo un asciugamano di quelle lì in microfibra che mi porto generalmente in spiaggia e anche per esempio una comoda borraccia. Ci metto la mia borraccia Hydro Flask, è una borraccia di 1,20 litri circa e sto cercando di bere due borraccione intere al giorno, che sono circa 2,5 litri, e che ci sta perfettamente qui sul lato. Tra l'altro, visto che magari ci si muove un po', faccio passare questo gancio all'interno della maniglia della borraccia e in questo modo se anche dovesse sfilarsi vedete che rimane attaccata e quindi la mia borraccia non cade, non si perde, non va in giro per il posto, per la spiaggia o per la montagna o altro. Parte superiore dello zaino ha un taschino veramente comodo per noi content creator perché possiamo andare ad infilare le telecamere. Adesso ho la GoPro Hero 9, ma in genere ci metto Hero 10, Hero 9, Sony RX100, che è questa qui che sta riprendendo sopra, e qui ci metto in genere il floaty della GoPro, il bite della GoPro, perché uso lo zaino per andare in spiaggia, per andare a surfare. Questo è un taschino impermeabile in cui possiamo andare ad inserire
schede SD o materiale sensibile che non si deve bagnare. Scompartimento componibile, quindi possiamo togliere i separé e possiamo andare a appunto comporre gli spazi come ci è più comodo. E ci rimangono per ultimo due tasche. Una tasca è posizionata subito dietro allo zaino, vedete? Sullo schienale. Uno schienale che permette di respirare, qui passa aria, quindi non ci fa sudare così tanto la schiena, anche se ovviamente se fa caldo si suda. Questa tasca è ottima per mettere dentro, e io qui non lo nego, ci metto il telefono, i due telefoni quando esco, ci metto il portafogli, tendo a non mettere i soldi qua perché li lascio nella taschina all'interno come vi ho fatto vedere prima. E l'ultimo scompartimento di questo zaino è lo scompartimento per il computer, proprio sul lato, in cui ci sta senza problemi un computer da 13, 14 e 15 pollici. Il mio è il 14 pollici Apple, l'avete già visto sul canale, ci sta senza problemi. Oltre ad avere tutti quanti gli attacchi di sicurezza qui per allacciare e non avere lo zaino che si muove e che quindi ci dà fastidio quando magari andiamo a camminare in montagna, ok, c'è anche uno slider sul lato sinistro. Noi possiamo semplicemente attaccare una GoPro qua. La faccio questa cosa qui. Hop. Telecamera attaccata e c'ho sempre la telecamera qui con me. Ottimo per registrare quando andiamo a fare hiking in montagna o per andare in giro, o se state facendo un viaggio tipo a Bali o in Thailandia o chissà dove, avete lo zaino, potete comunque riprendere con la telecamera. Innanzitutto mi dovete scusare se sto grondando di sudore, ma ci sono 39 gradi, fa veramente caldo qui a Dubai, perché in questo momento sono a Dubai. E lo zaino è una bomba, mi ci trovo bene e va bene secondo me in tutte quante le stagioni. Se andiamo in spiaggia la sabbia tende ad infilarsi nello schienale e quindi quando poi torniamo a casa dobbiamo sbatterlo bene per levare tutta quanta la sabbia. Nota sul prezzo: 104 euro scontato da GoPro Plus, 130 euro prezzo intero. Non è economico, ma secondo me li vale perché è una figata di zaino molto capiente, 32 litri di capienza. Ragazzi, grazie per essere arrivati fino a qua. Spero di rivedervi nel prossimo video e mi raccomando, venite a trovarmi quando faccio i vlog. Ci vediamo con il prossimo video. Ciao 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 ciao.